Ciao brutto pezzo di camperista, bentornato nel nostro canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Statene a casa! Come forse saprai, questa è la seconda parte della puntata dedicata a quanto costa vivere in camper. Non lo sai? E allora vatti a vedere subito la prima, altrimenti te buco le gomme. Che dici, anche oggi ci vediamo una cartolina? Ma sì, dai, l'altra volta hai ammirato un po' dell'Irlanda. Questa volta te ne vedo un altro po'. Tanto l'Irlanda è davvero stupenda. Beccate sta cartolina! Ti è piaciuta la cartolina? Bella l'Irlanda, eh? Nella puntata precedente abbiamo parlato di come vivere in camper risparmiando e delle prime tre spese principali: cibo, carburante, costi fissi e manutenzione. Qui a destra vedi i nostri conti. Ti piace farti richiesti mie, eh? Cibo 300-350 euro al mese, carburante 200 euro al mese, spese fisse bollo 0 euro, assicurazione 150 euro all'anno, manutenzione ordinaria 200-250 euro annui, manutenzione straordinaria 1000 euro all'anno. Se ti stai chiedendo il perché dei costi così bassi e delle spese fisse, vai a vedere la prima puntata del video. In questa seconda puntata invece parleremo di acqua, luce e gas. Ma che sto a casa che le bollette? Investimenti per vita da full timer, extras. Alla fine del video invece faremo un super conto finale. Guarda tutto il video fino alla fine, mi raccomando, altrimenti poi mi dici che è colpa mia se ti finiscono i soldi per la strada. Acqua, luce, gas, pulizia. Come avrai capito, questa sezione ha un titolo un po' provocatorio. Ma davvero? Vivendo da full timers in libera, l'autonomia energetica è la prima cosa a cui abbiamo pensato, soprattutto per svincolarci dai costi dei campeggi e delle strutture a pagamento. Te ne abbiamo parlato nel video sulla sosta libera che trovi qui sopra. Con i pannelli solari siamo totalmente autonomi. Noi abbiamo circa 200 watt e due batterie da 100 ampere. Bella storia. Muovendoci ogni 2-3 giorni non abbiamo quasi mai problemi. Inoltre noi migriamo. Che bello! Spesso verso climi temperati, il che ci permette non solo di risparmiare sul riscaldamento, ma anche di trovare con più facilità giornate soleggiate, come oggi. Alberto c'ha 400 watt di pannelli solari e 3 batterie da 90 amp. Megoglioni. Con cui può vivere in climi meno felici, stando fermo anche 4 giorni di seguito. Anche lui migra, a parte quando c'ha l'uccello migratore. Vero Albe? Sulla questione fotovoltaico, eolico, generatore e altro faremo un video apposito. Questa voce dunque può tranquillamente attestarsi su uno zero bello tondo. In questo resoconto vorrei inserire anche il gas che usiamo per cucinare e per la doccia. Noi abbiamo il webasto e quindi i conti rientrano nella precedente sezione riguardante il carburante. Vai a vedere l'altro video se ti interessa saperne di più. Come saprai, infatti, il webasto, l'Eberspacher, il planar e simili sono riscaldatori ausiliari che funzionano a gasolio o benzina. Per quanto riguarda il gas, Alberto si attesta sulle 15 bombole da 10 litri all'anno. La media del costo di una bombola è sui 20-25 euro. In Italia siamo sui 25-30, in Spagna sui 10-15, a seconda della stagione. Quindi alla fine si raggiunge l'irrisoria cifra di 300 euro circa l'anno. Wow! Per scaldarsi, fare la doccia e cucinare. Noi molto, molto meno. Abbiamo un bombolone GPL esterno ricaricabile che utilizziamo per cucinare e per alimentare il piccolo boiler che ci consente di farci una bella doccia calda. Il pieno del bombolone ci costa circa 6 euro e dura anche più di 2 mesi. In totale spendo circa 50 euro all'anno. Sti cazzi. L'acqua la prendiamo dalle aree di sosta gratuite quando facciamo carico e scarico o dalle fontanelle e ogni tanto anche dai cimiteri. Shabadam. Faremo un video anche su questo, quindi non te preoccupare. Don't worry, be happy. Questo costo è dunque inesistente. Ci sono comunque aree di sosta che fanno pagare circa 1 euro ogni 100 litri d'acqua. Finisco aggiungendoti il costo della lavanderia a gettoni che utilizziamo per pulire i nostri indumenti. Più o meno ci attestiamo sui 100-150 euro l'anno. Come avete notato, il ferro da stiro non ce l'abbiamo. Anche in questo caso è una spesa che direi non incide più di tanto. Investimenti per vita full time. E chi minga
sono questi investimenti? In linea generale sono tutte le cose che servono, come ti ho già detto, per portare avanti questo stile di vita. Il wifi, attrezzature varie, piccole acquisti che servono a lavorare o per personalizzare e migliorare il mezzo o la vita al suo interno. Anche in questo caso un dato certo, universalmente valido, non te lo posso dare. Mi dispiace, amichetto. Ti posso ancora una volta raccontare la mia esperienza. Noi lavoriamo online, quindi ciò che ci serve anzitutto è il wifi. Anni fa andavamo nei bar, prendevamo un caffè e una birra chiedendo la password e poi parcheggiavamo lì vicino. Adesso abbiamo il nostro router e abbiamo risolto anche questo problema. Quanto ci costa? E quanto paghiamo? Dipende sempre da dove ci troviamo. All'inizio in ogni stato compravamo una scheda di un operatore nazionale. Le tariffe ovviamente variano di paese in paese. Con il roaming libero c'è stato un periodo un po' anarchico normativamente ed era possibile utilizzare gli stessi gigabyte sia nel paese di stipula del contratto che all'estero. Adesso le cose sono tornate alla normalità e all'estero si può utilizzare solo una piccola percentuale dall'ammontare complessivo. In questo periodo siamo in Italia e abbiamo due schede della Iliad da 50 gigabyte al mese. Ci sono giusto sufficienti. D'altronde io lavoro con i contenuti visuali. Oh, volete gustarvi sti videozzi o no? Sono 2 gigabyte a botta, in qualche modo li devo caricare. Le due sim ci costano 16 euro al mese. In primavera invece eravamo in Montenegro. 100 gigabyte ci costavano 5 euro. Gran paese tra l'altro il Montenegro, ve lo consiglio caldamente. In Spagna invece le cose sono tremende. Costa davvero tanto. Mi ricordo anni fa erano 15 euro per 2 gigabyte. Un salasso. Altri paesi ancora avevano dei piccoli contratti. In Portogallo 30 euro per l'illimitato, in Irlanda del Nord e in UK circa 30 pound per connessione limitless. Ogni mese comunque escono nuove offerte, bisogna sempre stare un poco attenti. O magari sfruttare i gruppi Facebook e i canali telematici e chiedere consiglio a chi vive già da tempo in un determinato luogo. Insomma, come ti ho già detto, dipende molto da dove ti trovi. Ti lascio in descrizione un link, il sito si chiama Wikidata, offre un servizio davvero interessante. Permette infatti di trovare tutte le offerte sui contratti telefonici e internet per ogni paese che vai a visitare. Viene aggiornato molto spesso e noi lo usiamo quando sappiamo che dovremo spostare da una nazione all'altra. Capito, mi hai? Questi comunque sono dei costi minimi. Spendiamo circa 15-30 euro al mese per il wifi, ma ne guadagniamo n volte di più lavorando online. A proposito, i nostri amici Pierre e Amélie di Orme sul Mondo, ti lascio il link del loro canale in descrizione, stanno provando un'offerta di co-op voce. Si guadagnano gigabyte andando in bicicletta o passeggiando a piedi. Te capì? Ogni chilometro percorso ti garantisce 20 megabyte aggiuntivi, fino a un massimo di 10 giga. A noi sembra una bella idea, magari ti piace anche a te. O sei un poltrone senza speranza. Come forse saprai, io mi occupo di riprese, montaggio, animazioni, per cui uno dei miei income è la vendita di materiale video sui siti di microstock. Ho fatto degli investimenti in questo senso. Camera, lenti, drone, stabilizzatore, cavalletto, computer, sono spese abbastanza importanti, ma vanno tenute in considerazione se si vuole rimanere al passo con il crescere dell'offerta tecnologica e delle possibilità espressive che questa ti offre. Queste spese comunque, se lavori con costanza, vengono abbastanza velocemente assorbite, di solito nel giro di 6 mesi al massimo. Mia moglie, che invece scrive e fa la copywriter, si è comprata un computer nuovo 4 anni fa e con quello continua a lavorare. C'è risparmio con la moglie. Fine dell'investimento. Chiaramente chi non lavora online avrà spese differenti, legate alla tipologia di professione che svolge. Dagli indumenti adatti, che so, per lavorare nei campi, agli strumenti necessari per i mercatini, fino ad arrivare a mezzi ausiliari, una bicicletta ad esempio, che ti permettono di spostarti senza dover muovere il veicolo. Negli investimenti per la vita da full timer io inserisco anche quelle piccole cose che migliorano la vita all'interno del mezzo: luci ausiliarie, borse per lo stoccaggio di oggetti e vestiti, tende, tappeti, coperte, appendini, pentole, pinguini, insomma anche tutto ciò che ti rende più comoda l'esistenza. Io ho acquistato anche una canna da pesca e ultimamente una muta da sub con tutto il necessario per procacciarmi un po' di pesce, che sennò non se magna. Qualche piccola cattura negli anni l'ho fatta. Magari nella community pubblicherò qualche foto dei pesci che ho preso. Si contano sulle dita di due mani. E gli extra quali sono? Lo vediamo subito. Gli extra. In
In questa voce inserirei tutte le cose che esulano dallo stretto necessario: caffè, sigarette, birretta, pizza, cena fuori, visita ai musei e quant'altro. Anche qui dipende molto dal tuo stile di vita e dai tuoi desideri. Capito, brutto vizioso? In generale posso dire che le mie spese extra si aggirano sui 50-100 euro al mese. Tante volte mi è successo di ridurre a zero queste spese e mo ve spiego come. Ho semplicemente utilizzato quello che una volta si chiamava baratto. Adesso fa un po' per storia e lo si chiama scambio, o meglio ancora, visto che l'inglese fa molto fico, barter. Ad esempio, in Irlanda ho proposto uno scambio alla pari con un campeggio. Io ho realizzato un video promozionale sulla struttura ricettiva e il campeggio ci ha concesso l'utilizzo gratuito. Siamo stati allacciati alla corrente, abbiamo usufruito delle docce e di tutto ciò che volevamo. Così loro si sono trovati in mano un prodotto professionale da condividere sui propri canali. Abbiamo utilizzato molto durante gli anni questo espediente, soprattutto perché ci occupiamo di comunicazione. Ovviamente non è che puoi andare a fare il video al benzinaro. Quella sarebbe una gran figata. Ma ahimè non funziona così. Nel nord della Spagna ho fatto un video per una scuola di surf e loro in cambio mi hanno regalato una bella tavola da surf. Chiaro, non un prodotto super mega professionale alla Kelly Slater. Ma io volevo provare e così ho deciso di proporre questo scambio senza dover sborsare direttamente le mie belle liquidità. Anche questi sono soldi che non ho speso per un mio extra. Insomma, se hai delle competenze da sfruttare, pensa sempre che le tue abilità possono essere quotate e che è possibile ottenere un servizio fornendone a tua volta un altro. Si lavora di meno, si guadagna di meno, ma c'è anche molto più tempo libero in più. E così gli hobby aumentano. Se vuoi. Oltre all'attrezzatura da sub, mi sono preso anche un po' di cosette per la fotografia subacquea, già che c'ero. Chissà che non tiri fuori qualche bella immagine per i prossimi video. Ma siamo arrivati al tanto atteso super contone dell'Armando. Arriva i conti della serva. Me sono fatto pure lo jacket. Bene, brutto pezzo di camperista. Per chiudere il cerchio adesso facciamo un po' di conti della serva. Cibo, circa 3.600 euro all'anno. Gasolio, circa 2.500 euro all'anno. Assicurazione, 150 euro all'anno. Tu calcolone almeno 400. 250 euro all'anno di wifi. 200 euro all'anno per gas e lavatrici. Manutenzione, 1.000 euro l'anno. Extra, 1.200 euro. Totalone, 8.900 euro all'anno. Mo, me lo dividi per 12 mesi, brutto pezzo di camperista? Sono circa 740 euro al mese per tutto. Ora ci tengo a specificarti una cosa. Questi sono davvero conti della serva e sono totalmente soggettivi e variabili. Tuttavia, sono in linea con gli altri full timers che conosco. Tricchete tacchete! Alberto, ad esempio, si attesta sulle stesse cifre che, tuttavia, si sono un po' alzate nell'ultimo anno in cui, per varie ragioni, è stato in Italia. Come ti dicevo, lui paga circa 400 euro di assicurazione l'anno e 300 euro l'anno di gas. Che fortuna non si attacca la canna, se no era un 500. Abbiamo escluso volutamente le spese mediche perché troppo soggettive, anche se ci tengo a ricordarti che in UE, Unione Europea, basta la tessera sanitaria per poter poi chiedere il rimborso quando si rientra in Italia. Stesso discorso per quanto riguarda gli sport, dipende da che cosa pratichi e da che tipo di attrezzatura utilizzi, dalla manutenzione che necessitano e dalla frequenza con cui ti rechi in eventuali strutture a pagamento. Non siamo turisti, siamo full timers. Quindi tutte le spese per musei, manifestazioni, eventi vanno escluse. Non possiamo e non vogliamo divorare ogni evento culturale, mostra, castello, chiesa o museo che incontriamo sul nostro cammino. Dipende da quello che tu vuoi fare e quindi non ha senso conteggiarlo. In un prossimo video ti parleremo dell'autonomia energetica, mentre di come evitiamo il più possibile di andare in campeggio e delle ragioni per cui lo facciamo, te l'ho spiegato nel video sulla sosta libera. Un masochista dice a un sadico: fammi male! E il sadico: nah! Vabbè, ma chi minchia ti dice ste barzellette? Abbiamo finito! Come al solito, se il video ti è piaciuto, mettici un bel like, clicca iscriviti, attiva la campanellina, pigia un po' tutto alla cazzo de cane. Ma fallo se non vuoi perdere i prossimi video. Ti ricordo che in descrizione troverai un link per scaricare il foglio di calcolo per poter controllare le tue spese mensili. Aspettiamo i tuoi commenti, mi raccomandi! Ciao bello!